E altrimenti cioè, dovrei buttarlo, ma mi dispiace veramente tanto. Al momento è chiaro, quindi lo lascerò per più in là. Fondotinta adesso dovrò trovare una colorazione migliore perché questa era veramente chiarissima anche in inverno. Ho trovato un altro rossettino di Wycon, questo mi ricordo era in cameretta mia, non so perché al momento è qui. Questo mi ricordo perché l'ho comprato, perché c'era la scritta Smile e come sapete io ho anche il mio tatuaggio che dice Smile. È un bel rosso, rosso bello forte, mi piace, però questo l'ho messo davvero poche volte perché non volevo, cioè l'ho comprato veramente più per collezionismo che per altro, quindi anche questo me lo tengo da qualche parte qui, però non credo che lo metterò così spesso. Passiamo ai cassettini. Qui troviamo tutti gli eyeliner. Vediamo un attimino quello che posso fare. Allora, troviamo una matita nera. Che sì, vabbè, è una semplicissima matita nera che la teniamo. Questa è una matita nera eyeliner di iMagic che sinceramente non mi piace per niente e quindi questa penso che la andremo a buttare. Troviamo una matita nera di Collistar e questa la metto insieme alle altre matitine. Poi troviamo qualche eyeliner, ecco questo è di Flormar e lo teniamo. Troviamo questo di Rimmel che lo buttiamo perché praticamente è scarico. Poi troviamo questo di Maybelline New York, questo è nella colorazione, nel finish matte e lo teniamo. Questo di iMagic che sinceramente non mi ricordo, ma nel dubbio vabbè lo teniamo, poi magari vi farò sapere se l'ho tenuto oppure no. La matitina color burro di Revolution Pro che teniamo e l'eyeliner mio preferito di NYX, l'Epic Ink Liner, che lo teniamo anch'esso. In quest'altro cassettino troviamo questo che è di Revolution, che io credo andrò a buttare perché anch'esso non lo posso dare a nessuno. Non l'ho usato praticamente da quando l'ho acquistato, non l'ho usato mai, cioè se l'avrò usato tipo 2 volte è troppo. Non mi piace, gli ombretti si spostano, non, purtroppo. Purtroppo mi dispiace, ma Revolution ha ciccato con questo. O sono io che non lo so usare, però boh, io devo andarlo a purtroppo a buttare. Poi troviamo un ombretto mono che, ahimè, vabbè, questo lo tengo perché mi piace, ogni tanto lo uso, però mi sono ripromessa di non acquistare più ombretti mono perché tanto non li uso. Quindi questo lo tengo perché è veramente, veramente bello, però non andrò ad acquistarne mai più, spero. E tengo anche questo di NYX perché è un colore veramente veramente bello e un oro spettacolare. Questo ha i suoi anni e non riesco ad aprirlo, però è veramente bello e poi per tutte le volte che l'ho utilizzato, cioè non ha fatto una piega. Ultimi due cassettini sfocati, eccoci, ci siamo. All'interno troviamo due correttori di scorta, due dei Lash Princess, Lash of the Day, scusatemi, di Essence, uno dei miei mascara preferiti e ovviamente ce ne ho ben due di scorta, come se io non avessi abbastanza mascara, vabbè. Poi c'è un'altra Stay Matte di Rimmel, sempre di scorta. Due pennellini, uno di Wet n Wild, poi un altro pennellino di Essence, sempre da sfumatura, e un altro temperino. Vabbè, questi non sono mai abbastanza, si sa, però questo è doppio. E poi nell'ultimo cassettino troviamo allora questi elastici che metto da parte per voi per qualche giveaway, perché cioè. Tanto io non li uso e mi dispiacerebbe anche, quindi li metto da parte. Questi li avevo trovati, mi sembra, nel calendario dell'avvento in qualche rivista. Forcine che sono quasi finite perché, cioè, queste si perdono, hanno una vita propria, secondo me peggio di Toy Story, vanno dove vogliono loro. Poi ho qualche campioncino di fondotinta che vorrei provare. Questo è di Collistar, il fondotinta siero nudo perfetto. Questo anche è il fondotinta idratazione profonda, sempre mi dicono molto indicato per la mia pelle e sempre nella colorazione beige. Poi ho un campioncino del Prep and Prime di MAC, un eyeliner che avevo trovato nel calendario dell'avvento che andrà insieme agli eyeliner, solo che questo è chiuso, e poi un altro eyeliner sempre in mini size di Benefit. E questo è il roller liner eyeliner. Ok, ho pulito anche tutta la sezione, appunto, dove tengo tutto il mio make-up. Perdonatevi vicino alle finestre, ma purtroppo queste
Cioè, sono finestre vecchie e ci fa sempre un po' di condensa o robe varie. Comunque ho pulito tutto con candeggina e adesso risistemo il tutto e vi faccio vedere il risultato finale. Ed eccoci qua, adesso vi faccio una panoramica molto veloce. Ecco tutte le palette, tutta la roba viso, ovviamente è arrivato il sole quindi non si vede niente. Qui ho rimesso i miei gioiellini, la mia crema viso che utilizzo sempre, Tour Jart. Qui tutte le altre mie creme che sono in stand-by per il momento. Ecco qui tutto quello che vi ho fatto vedere precedentemente. Mascara, olio di ricino, burro cacao, ho rimesso le spugnette, pennelli che ovviamente sono da lavare, spugnette Last Chance, ho cotto un fioc per i ritocchi, i pads di cotone, qui tutto lavato, tutti i fondotinta messi per bene, rossetti e scorte, qui scorte di pads, acqua micellare che non può mai mancare, tonico e prodottini per il progetto smaltimento e qualche salviettina. Quindi questo è in generale, eccomi qui adesso vi saluto per bene. Io quindi spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi un pollicino in su per tutta la faticata che praticamente ho fatto e non vi ho fatto vedere i prodottini che alla fine ho buttato. Tutto quello che ho buttato alla fine troviamo la cipria di Make Up Revolution che non mi piace, il blush di Primark che è vecchio e non uso, il duo Terra più illuminante di Revolution che non mi piace, è troppo chiaro e poi va a chiazze, insomma, ve l'ho detto. Poi il fondotinta di Revolution Pro che è troppo scuro e troppo oleoso per la mia pelle, matita e mascara di iMagic Professional Makeup che non mi piacciono per niente. Correttore di MUA che puzza e secondo me è andato a male. Duo di ombretti in crema di Revolution. L'eyeliner di Rimmel che praticamente è finito. Quindi io vi mando un bacione grande. Fatemi sapere con un pollicino se il video vi è piaciuto e se lo volete anche sulla skincare, quindi tonici, maschere viso, eccetera, eccetera, eccetera. Mando un altro bacio e noi se vi va ci vediamo con un altro video sempre qui sul mio canale. Ciao!